Bentornati SOS Arezzo TV, caro Beppe Marconi. Ciao. Saluta la nuova telecamera che debutta questa sera SOS Arezzo TV. Finalmente. So che avevate avuto qualche problema, finalmente abbiamo... Subito devi rivelare, sì. I panni sporchi si lavano in casa. Sai, qualche problema nel senso che mancava un pezzo così, sì. E quindi di conseguenza... Perché tu mancavi ieri sera, dove eri? Ieri purtroppo ero fuori per lavoro, ero fuori per lavoro. Lavori anche? Ogni tanto sì, ma un impegno. Quindi sei un pensionato, non prendi soldi dalla pensione ma lavori anche. Con le mie aziende. Con le tue aziende. Mai preso soldi dallo Stato. Ma la pensione sì. Ho versato i soldi. Se e poi puoi. Non me la versa l'Inps. Ah, no? No. Te la versa. La mia casa. Quella è privata. Ragionieri. Avete questa. Sai che però l'Inps cerca di accalappiare anche quello. Perché lì ci abbiamo un po' di capitali. Mi piace questa risata. Allora, siamo qui. La raccomando l'Inps. Dai. No, io non ci voglio andare, perché no. Io non ci sono nell'Inps. Beh, bravo. Speriamo di non andarci mai. Siamo nella. Io non so come definirla. Perché tu, venendo qui, mi hai detto: però non è un terminal. E che cos'è? Ma scusa, vedendo così com'è la situazione, è un parcheggio, esatto. Però è conosciuta come la stazione degli autobus. E in effetti questa, nelle ore di punta, soprattutto quando ci sono i ragazzi che escono dalle scuole, l'entrata uscita dalle scuole. Cioè da qui partono gli autobus e tornano gli autobus. Una volta erano tutti blu, oggi vedo che sono praticamente molti arancioni. Una volta erano tutti rossi, verdi e neri, e oggi sono cambiati i colori. Comunque no? Di fatto insomma è un terminal, perché da qui sì. Partono le corse, sì. Per la Val di Chiana, per Siena. I servizi anche servizi. Per la gente. Chi scappa la pipì. Logico. Andiamo a vedere se funziona, no? Io lo so già che però la risposta qual è. Beh. Anche perché dopo, capito, la città diventerebbe un po' incoerente se questo funzionasse e gli altri no. Cioè, capisci? Allora, però almeno ce lo scrivono, fuori servizio, tanto per cambiare, quindi qui la pipì non si fa. A meno che non qualcuno, come spesso capita, la fa da qualche altra parte. Comunque, aspetti quindi questo parcheggio, chiamiamolo parcheggio. È vecchissimo, ma perché la concezione mi sembra che lo concepì l'assessore Lani, sbaglio? Sì, siamo a tempi neanche del sindaco Ricci, prima del sindaco Ricci, quindi ormai sono più di 20 anni che c'è questo parcheggio. Furono tolti i giardini dei porcinai, che continuavano fino a qua giù, e fu creato questo termine appunto per i bus che erano stati tolti dalla vecchia autostazione di via Garibaldi, esatto. Dove oggi c'è il mercato del grano. Oggigiorno cosa succede? Che c'è queste pensiline in mezzo del tutto inutili che andrebbero sgomberate. 2, 3, 4, 5, 6, 7, uno parcheggiato addirittura sulla marciapiedi, 8 e un altro c'entra, 8 e 6, 14 pullman che mentre stanno dietro le pensiline e in effetti fossero messe alle isca di pesce, ce ne entrerebbero molti di più, ognuno entrerebbe e uscirebbe dal suo stand, dal suo stallo. E non ci sarebbero problemi di sicurezza, esatto. Molto minori forse. Tra l'altro queste pensiline che una volta erano chiuse, si chiudevano, oggi sono tutte chiaramente i vetri di plastica, vetri tra virgolette fatti di plastica, non ci sono più, perché ci ha detto un addetto ai lavori. Andiamo al sole che ce la tosse io. Dove andare al sole? Una bella peccata. Primo freddo, prima acqua, sì. Prima tosse. Un addetto ai lavori ci ha detto che... In sostanza è anche irregolare qui questo chiamiamolo parcheggio, deposito, chiamiamolo come deposito, non è, però di fatto diventa un deposito. È irregolare perché i parcheggi dovrebbero essere a l'isca di pesce, invece con quelle pensiline in mezzo la cosa non è possibile, c'è chi parcheggia nel marciapiede. Inoltre i bus arancioni qui non ci potrebbero neanche stare, ti risulta? Ma questo non lo so, io so semplicemente forse chi per logistica, facilità logistica, invece di essere portati in via Sette Ponti, quindi fare ulteriori percorsi, ulteriori chilometri, qui sono vicino poi alla sede dell'ATAM e della piazza della stazione, e quindi sicuramente è molto più usufruibili e c'è un risparmio sicuramente nella gestione, in quanto si avvia di fare tutti i chilometri dalla sede di Sette Ponti a qui. Comunque, dai. Te devo dire io, se il posto c'è, questo è un posto morto in queste ore qui, eppure non possono stare qui fermi, non ci sono problemi. L'importante è garantire quegli standard di sicurezza nella gestione del parcheggio, nella gestione delle manovre.
e quindi si diceva togliendo quelle pensiline e mettendo l'isca di pesce sicuramente si guadagna anche molto spazio. Ecco, magari dando anche un po' di illuminazione, che qui insomma la sera è un po' semibuio e bisognerebbe insomma ridare un po' di decoro, perché come terminal diciamo che è uno dei più brutti almeno del centro Italia, si può dire così. No, non lo so, non sono. Cioè, vai a Siena, arrivi comunque in centro. Ho capito, però insomma dai, non mi sembra idoneo a una città. È vero che qui non arrivano i bus turistici, ma anche uno che lo deve prendere, che viene dalla Valdichiana, che va in Valtiberina e deve venire qui a prendere insomma l'autobus, io non ci verrei tanto volentieri, insomma, ecco. Tu sì? No, dice a me ne frega niente, che io non lo prendo mai. L'autobus non lo prendo mai, però comunque sì, questo non è giustificazione. Sicuramente va tenuto come si deve, effettivamente, ma se è buio, io la sera non lo so perché non sono capitato, ma se è buio sicuramente va illuminato, in modo tale da dare sicurezza a tutti coloro che usufruiscono di questo termine, perché ora le giornate si accorciano e quindi la mattina sicuramente è buio quando arrivano in città la gente, la sera adesso alle 6 fra poco c'è buio, quindi penso che l'illuminazione ci voglia come si deve. Dai, insomma, ci vuole far vedere anche oltre alla stazione, che è, insomma, più o meno è sempre rimasta uguale, almeno dove si può intervenire, insomma, che lo si faccia e anche questi parcheggi vengano rivisti. Ci vediamo domani. Ciao, ciao a tutti.